insieme. You want somebody to come down there? È un grosso sì. È americano? Mi sa che capisce l'inglese. Vado, devo andare io che parlo inglese. Questo è il terzo bunker che vediamo, in cui entriamo ora. Aspettiamo Etta e Clo e entriamo in questo bunker. Dopodiché andremo sull'ultimo bunker, quello scavato nella roccia, quello che hanno visto prima Nicolò e Chiara quando sono saliti. Quello a descrizione loro più bello. Comunque avete notato che negli altri bunker non c'era il caldo che c'era nel primo? No, nel primo c'era un caldo fotonico. Sì, nel primo era il più caldo di tutti. Vai Nicolò. Andiamo? No, aspetta, prima chiedi se c'è qualcuno. Ok, c'è qualcuno? Avverte che stiamo andando giù. Ok, se c'è qualcuno non spaventatevi, non devi evitare di farci male noi e voi. Stiamo scendendo, non abbiamo intenzioni ostili. Siamo in 5 e tutti sanno che siamo qua. Poi sentono la voce di Nico e poi la voce di una bambina che parla. Sì, infatti non aiuta molto la cosa dire con la tua voce siamo in 5, capito? Oh, allora, qua. Profanatorum. Non sei stato il primo e non sarai l'unico a dirlo. Qui abbiamo delle stelle ebraiche. La stella di David. Giusto? È quella ebraica, no? La stella di David, sì. Stella di David. E qui c'è uno. No, aspetta. Sono due triangoli. Ah sì, perché mancherebbe un quadrato centrale. Sono due triangoli, uno di sopra e uno di sotto. Quindi potrebbe voler dire fertilità maschile o femminile, oppure sono i segni della terra e aria, se non mi sbaglio. Ma questo raga... C'è un uomo con un fucile, l'impiccato. Ah? L'impiccato. Dio ti guarda. Però, Nicolò, se te ti ricordi bene, questa figura qui dell'uomo impiccato noi l'abbiamo vista che è pochissimo ai piani di Praia. Ti ricordi? Ci sono... Sì, il rosso, sempre bomboletta rossa. Ci sono anche dei bossoli. Ai piani di Praia è riconducibile comunque alle sette sataniche genovesi, che quelle riconosciute perlomeno, perché ce n'è qualche d'una che si conosce il nome e si sa che ci sono, ecco. Qua non c'è niente. Niente. Non suonano neanche gli attrezzi, niente. Direi che potremmo andare. Dove le trovate? Lì. È tutto storto, ma vabbè. Nel bunker. Bello. Quello lì che dicevamo, no. Aspettato solo all'entrata. Che cosa? Questo qua. Ma ha fatto due colpetti e basta. Ma io ho una mia teoria riguardo a questo. Praticamente fate conto di una cosa, no? Voi siete soldati. Voi siete soldati, ok? E a un certo punto il massimo momento di paura, eccitazione è proprio mentre vi venite a riparare qua dentro quando uscite per combattere. Perché qui c'erano le contraeree, giusto? Sì. Quindi il momento in cui uno fa le scale è uno dei momenti più emozionanti. Quindi se qualche emozione è rimasta imprigionata da qualche parte, sicuramente è facile che sia nelle scale. Infatti in tre bunker, tre volte ha suonato nelle scale. Anche dentro? Nel primo? Nel primo dentro, però come costante la scala. Scusate, ma questa è un'impronta. Ed è bagnata. Eccola là. Che ti dicevo? Comunque, attività? Suetta. Sì, ma lo porto, te l'ho detto, me lo porto a casa. Ma te ce l'hai la protezione dietro? Io sempre ce l'ho, il crocifisso ce l'ho sempre addosso io. Anche per andare a fare la spesa. Ce l'ho sempre addosso? Sì, infatti, no, è per dire. Vuoi anche il mio? No. Mica. No, perché diventi poi tuo soggetto ad attacchi.
Vabbè, ma lei mi sembra che è quella che è attaccata. Ma lei l'attaccano perché sentono cosa può fare e cosa non può fare. Ma a me si attaccano al cazzo. Detto un francese, se qualcuno sì, non l'avesse capito. Infatti. E se non parlate francese, cazzi vostri. Ve lo spiego dopo. Mamma, fai passare Chiara e deve stare dietro a Nico. Aspetta, ora la supero. Grazie. Cosa? Salire di da dove salire siamo da dove scesi. Siamo passati prima. Qua è un po' troppo ripido. Non era da qua? No, è qua. Giusto. È qua dove era Gloria. Qui può fare... Rambo. Tutte le volte che sento stoccare il polso mi viene un'ansia. Sento una campana. Questo è quello che abbiamo già visto, no? Sì, sì, no, stavo guardando. Era la muraglia quella lì. Dove c'è scritto PDP è aperto, dove puoi entrare. È che prima Nico me l'ha fatta fare di corsa, sei. Quando siamo saliti su. Mantenere il corpo. Sì, sì. Mi sentivo il culo che era più sodo del bunker. Allora dovremmo andare così, per dritto. Da qua è molto, si vedono proprio i rami, no? Piano piano. Facciamo questo da dove siamo. L'altro dov'è? In giù? Qua dietro. Girando qua ci siamo. Sì, ma poca roba. Volete un altro bunker qui? Questo? Sì. Volete farlo? Per me. Ma stai, senti, abbiamo fatto 31, facciamo cioè, 32. Sì, sempre nelle bordi. Sì, ma veramente, so col buco sotto, cioè io non lo so. Allora, il bunker dove eravamo prima lo abbiamo abbandonato perché l'entrata era completamente franata, c'erano le scale che erano franate e per entrare dentro ci saremmo dovuti praticamente strisciare dentro e non era il caso. Quindi abbiamo cambiato la batteria, siamo alla terza adesso. E stiamo per entrare dentro all'ultimo bunker, quello che Nicolò ci ha detto che è il più bello e quello che sembra che sia scavato appunto nella roccia. Cominciamo bene con la... Sta già suonando? Sì. Sentilo. Anche quello di Etta. Lo senti? C'è il vento, ma penso che lo sento. C'è una scritta in tedesco, se non mi sbaglio. Dov'è? All'interno. C'è qualcuno? Vai, avverti. Ok, stiamo entrando, non abbiamo intenzioni ostili. Se c'è qualcuno, mantenga la calma, non vogliamo farci male né noi né voi. Perché siamo in 5? E tutti sanno che siamo qua. Senti la testa, eh? Sì. Facciamo un certo odore di urina. Sì, forte. Vero? Sì. Urina o ammoniaca? Pipì. Perché non lo so. Mi sembra... Sono anche delle impronte animali, però, raga, potrebbe essere pipì di carta. Ci sono impronte di tutti i tipi. Qua ci sono forchette, coltelli. No, io a giudicare da forchette e coltello direi che qua la gente ci viene a fare la bracciolata e poi viene dietro a fare la pipì. Ma qui ci sono, ci hanno bruciato robe. Perché fuori i proiettili non l'avete visti là? Sì, è pieno, è vero. E qui sono tutti fuori di proiettili. La smitragliata. Sì, qua mi sa che ci hanno messo qualcuno al muro e hanno fatto fuoco. Dici che quella macchia lì non vuol dire assolutamente niente, c'è una macchia verde. Macchia verde, guarda, purtroppo non ci abbiamo dietro la torcia. Ah, è vero. Perché se no potrebbe, non so se il sangue a lungo andare. Ma ce l'hai, no, cosa ti sei portato dietro? La griglia? C'è la griglia laser che non ci serve perché... Ah, è la notturna. Buona mia pizza. S-
Sei qua con noi? Sei dentro a questo bunker? È un pipistrello? Sì. Morto. No, è vivo. No, è vivo. Sta respirando. Sì. Sta respirando. È vivo. Sta respirando? Sì, lo vedi che respira? Sembra quasi che vibra. Ah, sì, si sta mosso. Respirano molto più veloci. È perché più piccoli sono, più hanno il battito velocissimo del cuore. Vabbè, non gli puntiamo la luce ma, ma non sono ciechi i pipistrelli. Oddio, però non venire no, non sono ciechi, stanno al buio però. Cioè, la luce gli dà fastidio. Che bello che è. Ha tirato giù le orecchie, è stupendo. Secondo me gli danno più fastidio i suoni. Da vedere come vola, ciao amore. Infatti, lascialo lì. Oddio, che bello. È bellissimo, è un cucciolo mi sa. Zitti, zitti. Lo ce l'ho io. No, nel panico con tutti i stelle. Non fa niente. Vai, cazzo, ti sono anche i capelli. Me l'ha detto di lasciare. No, sono leggende, sono leggende quelle dei capelli. Ma ragazzi, hai detto da capelli. Ok, fermi, sei apposato. No, ripartita. Comunque ragazzi, vi dico che sono vibrazioni della nostra voce che lo fa agitare. Non lo so, però se non ne fanno, povera bestia. Sai cosa? Non starei più a andare noi, lo stiamo spaventando. Sì. Comunque stava suonando come un batto, sta a fare. Era il pipistrello. Dai! Pensano la testa. Stiamo uscendo perché non vogliamo dare fastidio al pipistrello. In fondo questa è casa sua e ci sembra ingiusto venire qua con le luci e a parlare, a fare vibrazioni e a spaventarlo per niente. Quindi ce ne usciamo. Dentro comunque ci deve essere qualcosa. No, è fuori. Flosso, mi fai passare, vado là a riprendere quello che succede. Scusa, pensavo fosse ancora dentro, scusa. Fine. Non ho toccato niente. Attività comunque. Sì, tanto. Cosa dite? C'era tutto lì? Il buco? Nella roccia? Sì. Ma era bella l'entrata. Pensavo che fosse. Madonna. Quindi sarebbero che... chiusi. Facciamo. Ci ritiriamo? Con onore? Ok, direi che andiamo sulla strada per tornare e facciamo le conclusioni un po' più avanti dove c'è un po' meno vento, perché qua temo che poi non si senta niente altrimenti. Anche perché poi adesso bisogna riscendere giù per il sentiero, quindi non ce la facciamo comunque. Qua e poi ora vabbè sì. Sì. E l'RF lo spengo? No, ti è l'acceso. Tengo acceso. C'è qualcosa durante il percorso? Cosa c'è che ci sta avvenendo con noi? O la donnina o la donnina. Ok, stiamo tornando indietro e abbiamo qualche dibattito su qual è la direzione. Sbagliata? Torniamo indietro? Passiamo di qua. Perché qua andiamo su. Secondo me il ristorante è dove abbiamo lasciato. No, guarda lì che c'è la freccia di Stoccarda.
sarà qualche strada che non abbiamo fatto, siamo passati su per il monte, per quello che il sentiero da trekking. Ok, quindi ora stiamo cercando la strada per tornare indietro, perché noi siamo saltati da... Siamo saltati da un bunker all'altro e quindi un po' il senso dell'orientamento un po' è andato. Quindi ora... Ora c'è Nicolò che dice che... che l'abbiamo trovato. Quindi proseguiamo. Occhio a non scivolare sui pietroni, eh. Sì, parecchio, però penso che il bunker più attivo era il primo. Il primo era veramente attivo. Anche il secondo. Ma secondo me anche quello dove lei è stata male. Ah sì, scusa, quello no, quello è stato tremendo, diciamo. Però dico, a livello di strumenti è quello che ho sentito io con le orecchie mie. Sì, parte... sì, dove abbiamo sentito le voci. Allucinante, cioè io non me lo sarei mai aspettata di sentire, io non sento mai niente, cioè almeno che non sia qualcosa di veramente... No, cioè, aspetta, fermati un po', raccontami un po' sta cosa. Mi devo fermare? Sì, dimmi. Ok. Non mi ricordo cosa sto dicendo. Mi devi fare un riassunto di questa uscita, cosa ne pensi? Ah, da scettica, ok, ok. Quello che ti è sembrata questa indagine? Io sono stata comunque abbastanza tranquilla tutto il tempo. Sono rimasta abbastanza stupita dalla prima voce, quella femminile, penso, che abbiamo sentito, che cioè l'abbiamo sentita tutti, si è sentita... chiaramente. Ora poi spero che magari con le registrazioni e tutto, mentre voi analizzate l'audio, magari si capisca anche che cosa stesse dicendo con la voce lì. No, mi sono stupita del fatto di aver sentito qualcosa, siccome poi io non sento praticamente mai niente, almeno che non sia qualcosa di grosso, eccetera. Aver sentito una voce mi ha... Ti ha un po' destabilizzato. Sì, sì, esatto. Comunque nonostante questo ero parecchio tranquilla, il posto mi è piaciuto, sarebbe da ritornare a cercare il bunker con l'altro grosso che dicono loro e il ristorante, però ora è veramente tardi, quindi direi che possiamo andarcene a casa. Esatto, esatto. Ok, Clorinda, cosa mi dici di questa uscita? Beh, è stata interessante sicuramente, molti bunker erano parecchio attivi, almeno da stando ai dati della strumentazione, a quello che sentivo io. Non vedo l'ora di tornarci, perché mi è un po' rimasto lì, un po' qua, il bunker, quello lì, principale, suppongo. Però è stata una bella uscita. Torneresti Vento di giorno parte. O di notte? Io forse stavolta tornerei a metà pomeriggio, nel senso che almeno con la luce ti fai tutta la strada e capisci bene dov'è, e poi eventualmente si aspetta al buio per fare l'indagine. Mi sembra un'ottima idea. Etta, stasera ti ho visto quei lacrimoni. Sì, mi sono sentita male perché mi sono sentita strozzare, proprio mi mancava il respiro. Ed era un uomo, perché non mani da uomo, molto probabilmente è morto, non lo so, si è strozzato, annegato, impiccato, non lo so. Ho provato forse le sue sensazioni e comunque spero di non portarmela a casa. No, quello lo speriamo tutti. Quello spero che sia rimasto lì. Però bella, bella. Ci sono state veramente le voci che finalmente le avete sentite tutti. Così almeno forse i scettici crederanno in qualcosa. In qualcosa in più, diciamo, dai. In qualcosa in più. Nicolò? Grandissimo urbex, quindi ci hai portato stavolta in un posto... Mi è piaciuto? Doveva essere di rilevanza storica, invece si è dimostrato molto molto carico ma... di attività. Guarda, ti dico che questa voce c'era su appunto anomalie, attività e cose varie. Come dicevo prima, pare che abbia un magnetismo particolare per appunto queste persone che hanno perso un po' le speranze e quant'altro. Io non so che cosa è successo stasera, sicuramente qualcosa che non saprei ancora spiegarmi,
ci sono state tante anomalie, tante manifestazioni, abbiamo sentito tutti quanti vociferare ad orecchio nudo, le strumentazioni impazzite, beh, secondo me è stata l'inizio di una bella indagine, ecco. Sono pienamente soddisfatto. Perfetto, allora torniamo verso la macchina. In pratica è andata così stavolta, camminiamo pure. E c'è un panorama fantastico, un posto da brivido, storicamente molto importante, cioè stiamo parlando di bunker, quindi di roba costruita per fare la guerra, per, cioè non per bei motivi in pratica, dove la gente sicuramente ha sofferto e si è sentita magari anche in momenti di tremendo sconforto. Basta pensare a un soldato straniero qua che deve combattere, deve difendersi, e abitavano, stavano dentro questi bunker sperando di poter arrivare il giorno dopo, quindi tutte queste emozioni possono essere tradotte in qualcosa, e in qualche modo i muri che noi abbiamo visto oggi hanno potuto assorbire questa tipologia di energia, chiamiamola, di emozione. Noi di certo stasera l'abbiamo percepita. Per quanto riguarda la strumentazione, c'è stato un bel patatrac, una batteria della telecamera dall'80% al 20% in un baleno, proprio secondi. Il mio super torcione, non so se si vede, ma dà rosso. Questo è il mio torcione inesauribile, cioè questo mi dovrebbe andare avanti per ore e ore e ore. Lo devo tenere al minimo adesso, perché sennò non c'ho luce per tornare indietro. Abbiamo usato tutte e tre le batterie dell'osmo, cosa che non è mai successa in nessuna indagine, e l'RF, la prima volta che lo usavamo, anche tenendolo al minimo, dava comunque delle letture importanti, uguali letture ha dato il MET-01, un po' meno di quanto ha rilevato l'RF, però è normale perché l'RF è molto più sensibile. A questo punto io mi chiedo, per quanto riguarda l'attrezzatura, come già mi era venuto in mente, non è tanto quello che misura, è il fatto che va in modo anomalo che può segnalare che c'è qualcosa che non va. E poi, ducis in fondo, abbiamo sentito una voce proprio femminile a orecchio. Neanche da dire un semplice VP ambientale. Era proprio una voce che abbiamo sentito tutti, cioè, quindi sono proprio curioso di sentire quello che poi si è sentito nei microfoni delle telecamere. E detto questo, visto che sto camminando, avendo il fiatone, sto facendo una fatica immane, il Midnight dà la buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata. Buonanotte. Ciao, buonanotte! Salutiamo tutti il ciao, pubblico di buonanotte. YouTube. Ciao. Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao! Alla prossima!